ringraziamento va innanzitutto a chi ha avuto, diciamo, la motivazione di alzarsi e di venire qua e naturalmente anche a tutti quelli che hanno contribuito via internet, tutti quelli che non possono venire, tutti quelli che hanno partecipato al crowdfunding. Un calorosissimo ringraziamento. Allora, mi tocca un po' dare, diciamo, la motivazione di tutto questo ciclo di incontri. Allora, Sottosopra vuole essere un contenitore di idee, un luogo di scambio di opinioni che segue un filo logico, ma si concede anche digressioni. Diciamo che Sottosopra, diciamo la verità, è una parte sostanzialmente da un disorientamento, da un'insoddisfazione degli organizzatori, innanzitutto, sulla quasi assenza o sulla superficialità del dibattito pubblico su temi che abbiamo previsto qui in agenda nei nostri seminari e che secondo noi dovrebbero essere oggetto di profonda riflessione. Questo disorientamento, che crediamo sia largamente condiviso in Italia, è un sintomo di una crisi di idee che questo ciclo di seminari intende affrontare di petto. Abbiamo l'impressione che si dovrebbe discutere di questioni rilevanti, che si dovrebbe avere il coraggio di parlare di tutto, anche di temi che per alcuni sono scomodi e tabù, con l'idea di rovesciare le interpretazioni consolidate e metterle appunto sotto sopra. D'altra parte, negli ultimi 10 anni il mondo sembra essersi messo sotto sopra. Fino al 2011 Berlusconi in Europa era visto prevalentemente come un leader populista pieno di conflitti di interesse, dannoso per l'Italia e inadatto a governare. Adesso che è condannato in via definitiva e interdetto ai pubblici uffici, dall'Europa lo considerano come l'uomo che salverà l'Italia dai partiti antistatici. Il rapporto degli italiani con l'Europa e con l'euro si è altrettanto rovesciato. Fino a 10 anni fa, per esempio, gli italiani erano tendenzialmente convinti europeisti, fra i più europeisti d'Europa. Ebbene, secondo il sondaggio del Parlamento europeo, realizzato tra settembre e ottobre 2017, in Italia solo il 39% degli intervistati sostiene che l'appartenenza all'Unione Europea è stata benefica per il Paese. Che cosa è cambiato? Perché il progetto europeo convince sempre meno? Ecco, noi dedicheremo i primi 2 incontri, tra cui quello di oggi, al tema dell'Italia, dell'Europa e dell'euro. Sull'Europa è ragionevole pensare che ognuno di noi ha una sensibilità diversa, però è del tutto insensato rifiutarsi di parlarne e far finta che non sia la questione più importante di cui discutere oggi, per esempio in campagna elettorale. Oggi affronteremo il tema dal punto di vista più storico-giuridico, il 9 e 10 marzo affronteremo il tema dal punto di vista economico. Non è molto difficile capire ciò che ha, diciamo così, ammosciato le passioni europeiste per l'Europa, scusate, gli italiani per l'Europa. Veniamo da una lunga serie di anni di austerità fiscale concordate in sede europea, cioè di aumenti di tasse, tagli alla spesa pubblica per sanità, servizi sociali, pensioni, manutenzione, prevenzione, e da una lunga serie di anni di cosiddette riforme strutturali che concretamente hanno ridotto i salari, le pensioni, aumentato il precariato, la disoccupazione, soprattutto giovanile. Prodi nel 2001 dichiarò: sono sicuro che l'euro ci costringerà a introdurre un nuovo insieme di strumenti di politica economica. Proporli adesso è politicamente impossibile, ma un bel giorno ci sarà una crisi e si creeranno i nuovi strumenti. Ebbene, oggi siamo nel 2018, la crisi c'è stata, in Europa è stata lunga. In Italia non ne siamo certamente usciti, abbiamo una disoccupazione giovanile intorno al 35%, abbiamo giovani e meno giovani che per lavorare e per mettersi in famiglia devono andare all'estero, come i loro testimoni, fra l'altro. Negli ultimi 10 anni il tasso di povertà è peggiorato, il reddito pro capite è peggiorato, la distribuzione dei redditi è peggiorata, il calo delle nascite è peggiorato e i nuovi strumenti risolutivi di politica economica auspicati da Prodi non si sono visti. Le domande su come interpretare e come sfuggire alla trappola dell'Europa e dell'austerità sono l'altra faccia della medaglia di un'altra domanda: quale ruolo deve giocare lo Stato in economia? Noi dedicheremo 3 giornate, il 4 e il 12 maggio, è una data ancora a giorni,
a parlare del ruolo dello Stato e a chiederci se davvero lo Stato, come luogo dove si esercita la sovranità popolare, debba soltanto occuparsi di pareggiare entrate e uscite, quello che Keynes chiamava l'incubo del contabile, o non debba invece porsi altri obiettivi, come la piena e buona occupazione, costi quel che costi, o una politica industriale che consenta al paese di stare in piedi sulle proprie gambe, nell'interesse non solo dei più deboli, ma di chiunque desideri stabilità, consenso e pace sociale. L'assoggettamento all'incubo del contabile, a cui siamo sottoposti oggi, non è storicamente nuovo. Keynes l'aveva già conto e denunciato dopo la crisi del 29 e scriveva: invece di utilizzare l'immenso incremento di risorse materiali e tecniche per costruire la città delle meraviglie, stiamo creando ghetti e bassi fondi, e si ritiene che sia giusto così perché fruttano, mentre nell'imbecille linguaggio economicistico la città delle meraviglie potrebbe ipotecare il futuro. Nei nostri incontri, per mettere a fuoco gli spazi dell'azione politica, dell'arte del possibile, come sapeva Bismarck, allargheremo la discussione ai temi della politica internazionale e all'uso delle risorse umane e naturali. Dedicheremo un weekend, il 6 e 7 aprile, a discutere di geopolitica, del gioco delle potenze internazionali, dei problemi del Medio Oriente, dell'appropriazione delle risorse naturali. In un altro incontro, il 14 aprile, approfondiremo il tema del rapporto tra modello di sviluppo industriale capitalistico e le risorse, sia naturali che umane, su cui questo sviluppo poggia. Qui affronteremo i problemi della sostenibilità ambientale e cercheremo di mettere in prospettiva il tema molto caldo in campagna elettorale dell'immigrazione. A chi è rivolto questo ciclo di seminari? Non è rivolto agli specialisti, ma a tutti coloro di qualunque fascia d'età sociale siano interessati ad ascoltare, a riflettere e a scambiare idee. Lo scopo è anche quello di guardarci in faccia, di conoscerci, di fare rete. Gli invitati sono tanti, tutti molto competenti e di opinioni anche tra loro discordi. Io invito tutti a non prendere questi incontri come semplici lezioni di esperti ai meno esperti, ma come incontri per stimolare la discussione sia qui dentro che fuori da tutti. Io da economista ti dico questo dialogo tra esperti e non esperti è essenziale, non solo per divulgare, ma anche per fare evolvere la scienza e la conoscenza. In questo senso io penso che chi dice che la scienza non è democratica sbaglia profondamente, dovrebbe ricordarsi sempre l'aforisma di Einstein: non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua nonna. Gli economisti mainstream, quelli che promuovono più o meno esplicitamente le politiche di lacrime e sangue, vi diranno, lo sapete, che Italia le pensioni favoriranno i giovani, Italia i salari favoriranno l'occupazione, Italia la spesa pubblica favoriranno la crescita, e useranno, per dirvelo, un linguaggio inaccessibile, come il latinorum che usavano i dotti nei Promessi Sposi del Manzoni, quando volevano mettere a tacere le curiosità delle persone non istruite. Ma questo linguaggio esoterico, questo latino moderno, in larga parte, non è altro che un rituale per produrre rigore, secondo la felice espressione di un epistemologo che si chiama Black, che aggiungeva anche: se troppe cose offendono il logico rigoroso, può essere che il rigore sia fuori luogo. Ecco, noi con questo ciclo di seminari abbiamo organizzato un momento di riflessione, di partecipazione, concepito come gather, come un momento di libertà. Abbiamo voluto prenderci la licenza di costruire una narrazione diversa da quella monocorde suggerita su giornali e televisione. Facciamo nostre le parole del Conte di Montecristo in un raccolto di Italo Calvino: ora che passati gli anni ho smesso di arrovellarmi sulla catena di infamia e fatalità che ha provocato la mia detenzione, una cosa ho compreso: che l'unico modo per sfuggire alla condizione di prigioniero è capire com'è fatta la prigione. Capire com'è fatta la prigione è il nostro primo obiettivo, e mi auguro che sia solo un punto di partenza per un cambiamento, una trasformazione, qualcosa che crescerà in futuro e che a ben guardare è già nell'aria. In definitiva, concludo, noi di Sottosopra proponiamo ai cittadini, ai giovani e ai meno giovani, una riflessione che dal mondo della politica al momento non arriva, con l'obiettivo di mettere in ordine le idee per costruire la città delle meraviglie,
con la speranza di rimettere un giorno il mondo sotto sopra, cioè finalmente a testa in su.